Restiamo in tema fiabesco, ma in un altro modo. Riviviamo le emozioni della notte delle stelle cadenti con Emanuela Pericu. È la costellazione più bella e più grande che possiamo vedere tutto l'anno nel cielo. È uno spettacolo che lascia sempre senza fiato quello delle stelle cadenti, quelle scie luminose che solcano il cielo, un fenomeno naturale che apre però lo sguardo alla fantasia, ai sogni, ai desideri. E immaginate quale spettacolo deve essere stato godersi tutto questo a 800 metri di altezza sul Monte della Guardia, sulle alture di Genova, lontano dai rumori e dalle luci della città. È lì che i volontari della Astrofili Polaris hanno messo i loro telescopi a disposizione di tutti gli appassionati. In questo caso stiamo osservando Marte, che è famoso per il suo colore rosso e che ben conosciamo anche perché negli ultimi anni ci sono state diverse missioni spaziali che lo hanno esplorato. La Luna, le costellazioni e i pianeti, tutto è diventato occasione di stupore grazie alle spiegazioni dei volontari e protagoniste come ogni agosto le stelle cadenti, quelle minuscole particelle rocciose lasciate dalle comete che a contatto con l'atmosfera terrestre si surriscaldano e creano le scie. Questi piccoli frammenti che si distruggono e si inceneriscono nell'atmosfera terrestre praticamente proiettando una sorta di spettacolo pirotecnico bellissimo. Un'emozione, quella del cielo stellato che non conosce età, un mistero che ha da sempre affascinato l'uomo, uno spettacolo che si ripropone ogni notte, diverso e unico, pronto a svelarsi a chiunque semplicemente sappia fermarsi, alzare lo sguardo e perdersi nella magia del buio stellato.